prima volta al trasporto della macchina di Santa Rosa? È la prima volta, le conosco la storia, l'ho vista in filmati, ma è la prima volta che la vedo direttamente, ero molto curioso, so che è una grande tradizione, sono contento di essere qui dopo il riconoscimento UNESCO alle macchine a spalla e sono davvero convinto che un evento di questo tipo abbia una grande potenzialità di traino dell'immagine di Viterbo, non soltanto in Italia ma a livello di turismo internazionale. C'è un aspetto particolare che la colpisce di questa tradizione? Beh, il fascino delle macchine a spalla, il fascino di vedere la fatica umana a servizio di una religiosa, molto bello, sono veramente le radici, la cultura delle radici. Lei è venuto molte volte a Viterbo. Sì. Quali sono secondo lei i punti di forza di Viterbo dal punto di vista culturale? La storia, è la bellezza della città, è il patrimonio culturale e anche la collocazione geografica. Essere così vicini a milioni di turisti che vanno a Roma in una zona stupenda, insomma con un investimento infrastrutturale e di promozione potrà davvero trainare la crescita turistica di Viterbo. Oltre con un'amministrazione lungimirante di qualità. Il leader della Lega per il secondo anno consecutivo a Viterbo ad assistere al trasporto della macchina di Santa Rosa, cosa l'ha spinta a ritornare in questa che è storicamente la città di Viterbo? L'emozione dell'anno scorso, che se possibile quest'anno è stata anche maggiore, anche perché forse ci ho passato più tempo, ero più dentro le vicende, conoscevo più gente, ho conosciuto i facchini, i progettisti, i realizzatori. Bello. Ho avuto modo di vedere la macchina anche prima della partenza. Prima mi hanno spiegato tutte delle cose incredibili. Fare un miracolo del genere in 3 mesi di lavorazione è una cosa che solo in Italia può succedere. Quindi bella, mi è piaciuta, mi sembrava anche più leggera, più snella, più alta. Una buona accoglienza, nonostante... Pensavo di essere a casa. Quando sono entrato mi sembrava di essere il mio quartiere a Milano, mancavano i cori da stadio, però... Orgoglioso di riportare la maglietta Viterbo? Sì, io orgoglioso, io domani sarò a Catania e dopodomani tornerò più a nord, a Como e a Varese, sono orgoglioso di difendere le tradizioni locali. Io da milanese invidio il fatto che Viterbo abbia saputo difendere la sua patrona e la sua festa, perché se venite a Sant'Ambrogio a Milano trovate un bazar sostanzialmente, purtroppo di tradizionale è rimasto poco. Però nonostante questo, fiore del cielo, la macchina che ha visto l'anno scorso e che ha sfilato fino all'anno scorso è l'Expo a Milano. Quanto secondo lei è importante radicare una tradizione solo nel luogo d'origine oppure no, trasportarla? A me piacerebbe, che io non so cosa ci fosse stasera in televisione, però mi piacerebbe che uno dei 18 canali Rai, che ormai ci sono su satellite, avesse trasmesso le emozioni di questa sera, perché anche altre città magari riscoprissero l'orgoglio di mostrarsi al mondo. Quindi no, se rimanesse solo nel chiuso di Viterbo sarebbe un peccato. Quindi è una buonissima vetrina quella. Assolutamente, assolutamente. Si parla spesso, la Lega parla, no, di aiutiamoli a casa loro. Come sarebbe possibile? Spendendo là dei soldi per pozzi d'acqua, scuole, strade, ospedali. Io andrò in Nigeria a fine settembre. La Nigeria è un paese potenzialmente ricchissimo, nonostante questo è il secondo paese africano che manda richiedenti asilo in Italia. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Quindi porterò là anche degli imprenditori per capire come aiutare quel paese a far crescere i suoi bimbi là, ma ciò che senza sradicarsi. Ciò che non funziona... Probabilmente è il business di qualcuno, probabilmente è un business che interessa a qualcuno, sia là che qua. Probabilmente qua qualcuno fa gola avere migliaia di persone disposte a vendere il proprio lavoro a 3 euro all'ora. Qualcuno? Politica, imprenditori? Sindacati, cooperative, scegliete voi. Ciao.